Mio padre mi ha sempre raccontato bellissime storie su mia madre, che era una grande oceanografa, che amava il mare e di quanto si amassero. E mi ha raccontato di quando ebbero una bambina ed Emily decise di chiamarla Nim. Se l'era inventato quel nome. O almeno è così che mi ha detto mio padre. Ecco, mia madre è solo questo per me. Solo queste storie. Ma alcune sono davvero straordinarie. Come quella che lui chiama l'oceanografa e la grande balena blu. C'era una volta un'oceanografa che un giorno uscì in mare aperto. Voleva scoprire cosa vi fosse nello stomaco della grande balena. Se ne stava lì, tranquilla, a guardare dentro la bocca dell'animale quando una nave pirata sbucò dal nulla. Si chiamava il bucaniere. La nave si avvicinò rapidamente, tanto che la balena si spaventò. E fu così che l'oceanografa fu ingoiata e portata via. Papà voleva attraversare l'oceano per cercare la grande balena, perché pensava che un giorno ci avrebbe restituito mia madre. La verità è che gli mancava. Mancava a tutti e due. Al mio quarto compleanno avevamo già navigato intorno alla Terra due volte. Dal capo di Buona Speranza all'estremità della Patagonia, da Singapore alle isole Cook. Poi un giorno la trovammo. La nostra casa. Questa è la mia isola. Non male come posto per crescere, eh? Non devo andare a scuola. La scuola la faccio a casa. Ehi, salsiccia! Attenta, spostati! Anzi, a dire la verità, è l'isola che fa da scuola a me. Scusa! Tutto quello che so sul mondo l'ho imparato dai miei amici. Per esempio, lo sapevate che due oggetti, anche se di differente grandezza, cadono esattamente alla stessa velocità? L'ha dimostrato Galileo. Lui è il mio pellicano. Salsiccia, la mia amica otaria, mi ha insegnato a nuotare. E io, per ricambiare il favore, le ho insegnato a giocare a calcio. È un ottimo centrocampista di sfondamento. Ah, un'altra cosa. Scommetto che non sapevate che le tartarughe...